Ben trovati amici di Padre Pio TV a questo nuovo appuntamento con 10 domande su Padre Pio. L'altra volta ci siamo lasciati con una, un regalo, è stato definito in questo modo dal nostro direttore Stefano Campanella l'aneddoto relativo a Giovanni Paolo II e padre Pio, uno dei tanti aspetti ecco, che accomunano queste due grandi eh, figure. Allora, nel salutare nuovamente e dare il benvenuto al nostro direttore, vogliamo tornare proprio su questo rapporto tra Giovanni Paolo II e padre Pio, che eh, risulta essere presente e forte già da prima che. Eh, Giovanni Paolo II eh, appunto eh, diventasse tale, cioè Papa. Sì, eh, in realtà è un rapporto che nasce eh, all'inizio del cammino sacerdotale di Don Carlo Uetihua, il quale eh, subito dopo l'ordinazione sacerdotale che gli fu conferita il eh, primo novembre del 1946, quando dico subito dopo... Mi riferisco a 15 giorni dopo, partì alla volta dell'Italia per ehm, conseguire la licenza e il dottorato presso l'Angelicum, l'Università dei Domenicani. E eh, durante il suo soggiorno italiano, Don Carlo Witiwa ebbe diciamo, eh, l'intuizione, dopo averne sentito parlare, di. Eh, recarsi a San Giovanni Rotondo per conoscere Padre Pio. Su questo rapporto eh, ci sono diverse fonti e anche sull'inizio del rapporto ci sono diverse fonti che purtroppo non sempre sono coincidenti. Ehm, dovendo sceglierne una scegliamo quella più attendibile che eh, fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Giovanni Paolo II. Eh, lui sarebbe venuto a San Giovanni Rotondo eh, in, eh, una, in un periodo che coincide alle vacanze di Pasqua del 1948, era il mese di aprile, e lui in quel periodo, dopo aver conseguito la licenza in eh, teologia, stava preparando la tesi di dottorato incentrata sulla dottrina della fede in San Giovanni della Croce. Per cui era una tesi di dottorato eh, incentrata sulla figura di un mistico maestro di mistica, quale era San Giovanni della Croce. Mistica che aveva attratto Wetiwa fin da quando era ragazzo, e aveva conosciuto un sarto di Cracovia, che era un uomo di profonda preghiera, Jean Tiranoschi si chiamava, e che era anch'egli un mistico. Quindi probabilmente questa è la ragione che ha orientato Don Caro Uitivo verso questa tematica nella sua tesi e probabilmente in considerazione di questa eh, tesi e dell'approfondimento sul, sulle tematiche della mistica decise di, di compiere questo eh, viaggio a San Giovanni Rotondo eh, dopo aver eh, sentito parlare di Padre Pio probabilmente da eh, due eh, fedeli due devote di Padre Pio. Una era la marchesa Giovanna Rizzani, di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto riferimento alla prima bilocazione di Padre Pio, perlomeno la prima documentata, e poi la sua amica Margherita Hamilton, le quali frequentavano alcuni corsi di teologia al seminario romano. E lì avrebbero incontrato eh, questo giovane sacerdote che frequentava gli stessi corsi, e poiché Uetiwa parlava molto meglio il tedesco dell'italiano eh, e poiché Margherita Hamilton, essendo britannica, oltre all'italiano, oltre all'inglese conosceva anche il tedesco, in qualche circostanza si rivelò d'aiuto nel, nel tradurre dall'italiano al tedesco alcune parti delle lezioni. Per facilitarne la comprensione questo giovane sacerdote. Quindi è facile che, eh, nato questa eh, quest amicizia eh, durante le lezioni al seminario romano. Queste due donne molto devote di Padre Pio abbiano parlato a Don Carlo Wittigo di Padre Pio, tanto da indurlo a progettare un viaggio, come abbiamo detto, all'inizio di aprile del 1948, insieme con un ehm, suo connazionale, all'epoca ehm, eh, non ancora sacerdote, che era con lui a Roma sempre per studiare teologia. Eh, I due arrivarono a San Giovanni Rotondo. Ehm, la, di sera, la mattina dopo, eh, parteciparono alla messa di Padre Pio, eh, Don Carlo Uitiwa fu fortemente impressionato eh, riscontrando, vedendo che Padre Pio durante la messa soffriva fisicamente, poi, eh, non so se entrambi, ma certamente eh, Don Carlo Uitiwa si confessò da Padre Pio, perché questo lo ha dichiarato pubblicamente. Eh, in, eh, durante l'omelia della messa o di beatificazione o di, o di canonizzazione e eh, sperimentando eh, un confessore attento ma anche eh, misericordioso quindi con eh, don Caro Guetio non fu certamente brusco padre Pio nei modi durante la confessione e poi eh, durante un colloquio personale Secondo alcune fonti Padre Pio avrebbe rivelato a questo giovane sacerdote polacco il pontificato e l'attentato che poi eh, Giovanni Paolo II subì in piazza San Pietro il 13 marzo dell'81. Però questa domanda esplicita è stata rivolta al Papa almeno otto volte e in otto circostanze Giovanni Paolo II ha detto non è vero. E quindi ci sono otto testimoni, cioè otto persone che hanno interrogato direttamente il Papa che hanno riferito la risposta negativa. Ci sono anche altri eventi che sono stati attribuiti a questo rapporto tra Giovanni Paolo II e Padre Pio, previsioni varie che ovviamente cadono un po' eh, so, allora, nell'alveo delle leggende. Soltanto questi due, cioè il pontificato e l'attentato. Eh, in realtà però in due circostanze... Giovanni Paolo II ha risposto in maniera evasiva. Una volta, quando a porre la domanda fu eh, Monsignor Eduard Novak, che è stato eh, segretario della Congregazione delle Cause dei Santi, in questo caso lui si limitò a sorridere senza rispondere. In un'altra circostanza, a porre la domanda fu Monsignor Cosmo Francesco Ruppi, ormai passato a miglior vita, eh, che è stato arcivescovo metropolita di Lecce. Al quale Giovanni Paolo II si limitò a dire: Lo dicono. Una cosa è certa: in una delle circostanze in cui Giovanni Paolo II ha smentito, la domanda fu posta da un vescovo connazionale, Monsignor Michalik, vescovo di Pšemiš, in presenza del cardinale, del cardinale Andrea Descour, amico di vecchia data di Wojtyła. E eh, alla domanda di Monsignor Michalic, Giovanni Paolo II, già Papa, rispose no, non è vero che mi predisse il pontificato e l'attentato, eh, abbiamo parlato soltanto della piaga che eh, a lui faceva più male. Cioè Giovanni Paolo II rivelò che quando era giovane sacerdote e incontrò eh, padre Pio gli chiese qual è la piaga che ti fa più male pensando di sentirsi rispondere la, la piaga del costato, perché è la piaga del cuore, diciamo. Invece eh, Giovanni Paolo II, o meglio, da allora Don Carlo si sentì rispondere la piaga della spalla, che nessuno conosce e che non è neppure curata. Per cui ebbe, eh, come abbiamo detto in un'altra un occasione, ebbe eh, unico nel... Fra, fra, fra gli esseri umani viventi e in maniera diretta, questa rivelazione che Padre Pio aveva anche la piaga eh, sulla spalla destra eh, come quella che Gesù si procurò portando il patibulum, cioè il, la parte eh, orizzontale della, della croce, eh, lungo la via del Calvario. Quindi il, il discorso si sarebbe esaurito in questo breve dialogo. Um, I due poi non si sarebbero più reincontrati, ma uh, nel 1962, quando quell'ormai ex giovane sacerdote era diventato già vescovo ed era al concilio, uh, per la prima sessione dei lavori del concilio, uh, mentre era a Roma uh, fu raggiunto diciamo, quasi contemporaneamente da due informative. La sua amica e collaboratrice nella diocesi di Cracovia, Wanda Poltavska, eh, lo informava che doveva essere eh, sottoposta ad un intervento chirurgico per un tumore intestinale. Eh, All'insaputa l'uno dell'altro, anche il marito della dottoressa informò eh, Monsignor Wetiwa, che era a Roma, eh, di questa situazione. Non sapendo a chi rivolgersi, eh, però avendo bene in mente il suo obiettivo che era Padre Pio, tramite Monsignor Descour che all'epoca era Monsignore, non ancora Vescovo, non ancora Cardinale, però era a Roma dove collaborava eh, con la commissione istituita da, um, da Papa Pio XII per la radio e la televisione che in quel momento si occupava in maniera particolare eh, del, del concilio e eh, Monsignor Descur suggerì il nominativo di Monsignor Angelo Battisti che era un dattilografo della Segreteria di Stato che però contemporaneamente era eh, devoto di Padre Pio ed era diventato amministratore di Casa Sollievo della Sofferenza, quindi faceva la spola Roma San Giovanni Rotondo. Per cui Monsignor Wojtyła il 17 novembre del 1962 prese carta e penna e scrisse in latino una lettera a Padre Pio in cui chiedeva preghiere per questa giovane donna, madre di quattro figlie in grave pericolo, che era stata in, in, nel, nel, nei campi di concentramento, che era in grave pericolo di vita per eh, un tumore. Monsignor Battisti eh, no, Angelo Battisti eh, portò questa missiva a Padre Pio e Padre Pio eh, gli chiese di, di leggerla. Terminata la lettura. Padre Pio disse a questo non si può dire di no. La cosa finì lì fra i due, ma nel frattempo a Cracovia, il giorno prima dell'intervento, la dottoressa Poltavska, che era medico psichiatra, fu sottoposta a un nuovo esame radiografico che avrebbe dovuto orientare il chirurgo nell'intervento. E con sorpresa da parte di tutti i medici il tumore era scomparso. Per cui si rimise in moto il meccanismo. Entrambi, marito e moglie, scrissero a Monsignor Waitiwa che era ancora a Roma. Waitiwa uh, scrisse a questo punto una seconda lettera di ringraziamento a 11 giorni di distanza dalla prima di richiesta, quindi con la data del 28 novembre uh, 1962, in cui ringraziava Padre Pio perché la donna era guarita prima ancora dell'intervento. Ovviamente ancora una volta fu Battisti a portare la lettera e quando uh, fu letta questa lettera Padre Pio disse ringraziamo Dio. Poi prese la prima lettera e la diede a Battisti e disse conservale queste due lettere perché un giorno potranno diventare importanti. Uh, le due lettere erano finite in chissà quale cassetto della, uh, della casa del commendatore Angelo Battisti che le ritrovò a due mesi di distanza dall'elezione di quel vescovo caro Luitiua al, al Soglio Pontificio mentre cercava tutt'altro, sbucarono fuori queste due lettere. E da lì si poteva ricostruire anche questo aspetto storico così importante. Sì. Marisa da Salerno eh, chiede: su Padre Pio esiste un numero impressionante di scritti, ma quali sono i testi base per avere un'idea precisa della sua vita e del suo insegnamento? Anzitutto l'epistolario, perché nell'epistolario eh, c'è Padre Pio senza filtri. Qualunque altra biografia comunque eh, diciamo, è condizionata dalla visione di chi la scrive, perché chi scrive un testo. Anche nella scelta delle eh, parti della vita di Padre Pio da mettere, delle parti da togliere, perché scrivere ogni dettaglio della vita di Padre Pio si, significherebbe scrivere un'enciclopedia. Anche ne, nella scelta delle parti che si ritengono importanti rispetto alle parti che si ritengono meno importanti, che magari sono state omesse, eh, implica una sorta di, di, di filtro personale. Invece, nel, nell'epistolario c'è Padre Pio. Che si rivela nel primo volume nel uh, dialogo con uh, i suoi direttori spirituali, padre Benedetto uh, Nardella da San Marco in Lamis e padre Agostino Daniele, sempre da San Marco in Lamis. Ed è quello nel quale ci sono meno veli, cioè padre Pio è più uh, autentico, schietto, spontaneo perché erano i due direttori spirituali. Nelle altre lettere, quelle scritte alle figlie spirituali, il secondo volume è dedicato soltanto a Raffaellina Cerasa, il terzo alle figlie spirituali, il quarto ai figli spirituali o ad altre personalità, eh, chiaramente non c'è quella spontaneità che deriva dal fatto di rivolgersi, parlo delle lettere del primo volume, a chi conosceva bene tutti i suoi segreti, sebbene, come abbiamo detto, Padre Pio non abbia detto tutto, 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 neppure ai suoi direttori spirituali. Um, L'epistolario è completato da un altro volume di lettere che lui ha scritto a una figlia spirituale Giuseppina Morgera, che sono state pubblicate a parte con il titolo Dolcissimo Iddio, nelle quali comunque c'è Padre Pio, perché sono lettere di Padre Pio a questa sua figlia spirituale. Quindi questa è la fonte primaria, l'Epistolario. Poi ci sono le biografie e le due più significative sono uh, quelle scritte con maggiore rigore storico da persone che hanno avuto uh, tra le mani il materiale. Documentale del processo di beatificazione e canonizzazione di padre Pio sono quella di padre Fernando D'Ariese, eh, Pio X, padre Pio da Pietrelcina, crocifisso senza croce, e quella di padre Alessandro da Ripa eh, San Pio da Pietrelcina, eh, un, il cireneo di tutti. Eh, queste due biografie, però, sono eh, diciamo parziali: nel senso che. Per varie ragioni, ehm, su un periodo particolare della vita di Padre Pio, cioè gli anni che coincidono con il pontificato di Papa Giovanni XXIII, eh, sono piuttosto eh, sintetiche nel raccontare ehm, quello che è avvenuto. Eh, mh, eventi che poi sono sta è stato possibile raccontare a distanza di tempo, da quando si sono verificati e che, ehm, chiedo scusa ai telespettatori se faccio un'autocitazione, eh, sono stati pubblicati in un libro che ho scritto io, trovando eh, documenti che non erano stati pubblicati in precedenza, che si intitola Obedienza et Pax, la vera storia di una falsa persecuzione, che... Integra eh, questo periodo storico mh, piuttosto lacunoso in queste due biografie. Quindi, eh, per una conoscenza completa di, di padre Pio, quest'ultimo libro diventa complementare alle due biografie egregiamente scritte da padre Ferdinando e da padre Alessandro. Ecco, questo per avere un'idea più completa ovviamente di, tutto, di tutte le vicende. Um, abbiamo parlato di Giovanni Paolo II e Padre Pio. Un aspetto che li lega ulteriore è quello della devozione mariana, in particolare abbiamo questa grande immagine della Madonna di Fatima, che è sicuramente è stata fondamentale anche per la salute fisica di entrambi. Indubbiamente sì, perché eh, Padre Pio si riteneva miracolato dalla Madonna di Fatima, che arrivò qui eh, a San Giovanni Rotondo pellegrina non prevista perché. Eh, fu organizzata un, una peregrinazio Marie eh, della mh, Madonna di Fatima eh, nel 1959 e la Madonna, secondo eh, i piani dell'organizzazione, avrebbe dovuto toccare soltanto i capoluoghi. Eh, All'improvviso fu decisa una tappa aggiuntiva e questa tappa fu San Giovanni Rotondo. Padre Pio in quel periodo era gravemente ammalato, tanto che non aveva neppure la forza eh, di alzarsi ed andare a celebrare la messa, a causa di una patologia che addirittura qualcuno diagnosticò come tumore, ma il eh, dottor Giuseppe Sala, che era il medico curante di, di Padre Pio, diagnosticò come pleurite sudativa. Comunque eh, era così debilitante appunto che eh, non riusciva a svolgere le, le sue funzioni di, del ministero sacerdotale. Eh, per l'evento fu eh, quasi sorreggendolo portato dinanzi alla statua della Madonna e quindi riuscì a baciarla, a mettere tra le sue mani una uh, coroncina d'oro del rosario, e poi la mattina dopo uh, si affacciò dalla finestra per salutare l'elicottero che uh, riportava uh, la Madonna di Fatima nel suo ordinario uh, pellegrinaggio nei capoluoghi italiani. E il pilota di quell'elicottero ebbe quasi un'intuizione di fare tre giri sulla zona del convento e dell'ospedale e mentre eh, la Madonna faceva questi tre giri nell'elicottero Padre Pio disse Madonna mia malato mi hai trovato e malato mi lasci in quel momento fu scosso da un forte fremito, era il 6 agosto del 1959 e all'improvviso ogni malessere sparì per cui eh, Padre Pio più volte anche dopo eh, le titubanze dei medici eh, circa la guarigione completa, perché dicevano diciamo, aspettiamo a farlo riprendere, eh, lui era convinto di essere stato miracolato dalla, dalla Madonna. Analogamente Giovanni Paolo II rimase vittima dell'attentato di cui abbiamo parlato il 13 maggio del 1981. 13 maggio è la data della prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli, eh, Lucia, eh, Giacinta e Francesco, a Cova Ria, eh, in questa eh, zona frazione rurale di, di Fatima. E quindi ehm, quando Giovanni Paolo II si riprese dopo l'intervento, non esitò a riconoscere questa coincidenza. Uh, come un segnale chiaro che la Madonna lo aveva salvato, soprattutto dopo che probabilmente gli fu raccontato come il proiettile sparato da Liagcha, un tiratore uh, scelto, un, un uomo addestrato per essere un killer, uno che da quella distanza uh, non avrebbe potuto sbagliare, che si meravigliò del fatto che uh, non, non, non aveva ucciso Giovanni Paolo II. Uh, era, aveva quasi fatto uno slalom fra gli organi vitali, la orta, i reni, eh, il, il midollo spinale, senza lederli. Ma addirittura ci sono degli studi ancora più recenti di, di balistica applicati all'attentato all Giovanni Paolo II, secondo cui pur essendo passata pochi millimetri dalla orta, l'energia cinetica che la, ehm, la, la pallottola aveva, avrebbe dovuto creare comunque una ulcerazione nella orta per una vibrazione molto forte. Questo è uno studio che ha fatto eh, il, il generale Cangialosi, che è stato il perito balistico del giudice Martella, che è stato uno dei giudici che, ha, eh, che si è occupato del, dell'inchiesta sull'attentato uh, sull a Giovanni Paolo II. Ebbene, secondo il generale Cangialosi, che è uno dei maggiori esperti italiani di balistica, anche la semplice energia cinetica del proiettile Passato a poca distanza dalla orta, avrebbe dovuto creare un'ulcerazione e quindi bucare la orta e quindi creare un'emorragia copiosa, tale da non consentire a Giovanni Paolo II di arrivare in tempo in ospedale vivo. Tanto è vero che eh, in, in, una, in una delle eh, persone che furono colpite accidentalmente da una pallottola di rimbalzo. Durante l'attentato a Giovanni Paolo II, questa pallottola passata a, pochi, eh, a poca distanza dall'intestino, con quella stessa energia cinetica aveva forato l'intestino, che è una parete molto più spessa rispetto alla parete della horta. Per cui da tutta questa serie di eh, elementi, eh, Giovanni Paolo II ritenne di essere stato salvato dalla morte. Proprio per l'intervento della Madonna di Fatima, e non esitò a dire che una mano materna ha deviato il corso della pallottola. Quindi, già questo fa capire che in effetti eh, Ali Agha eh, avrebbe voluto e potuto ucciderlo e che il fatto che la, la pallottola abbia fatto questo slalom non è spiegabile se non attraverso un intervento provvidenziale eh, divino, evidentemente sollecitato dalla madre. Del, del, di Dio, cioè da, da Maria, eh, e questo Giovanni Paolo II lo pensò anche per l'analogia per questa coincidenza della data con l'attentato, la data delle dell apparizioni di Fatima, e poi ecco, ci fu quel, quel gesto eclatante che ancora una volta rafforzò anche le parole di Giovanni Paolo II, cioè lui volle incastonare il proiettile che gli fu estratto eh, nel, nella corona della, della statua della Madonna eh, di Fatima che, che, che si venne appunto nella cittadina portoghese. Un'ultima domanda che magari poi amplieremo nell'appuntamento prossimo con dieci domande su Padre Pio e riguarda un'altra grande figura che è quella di Madre Teresa di Calcutta. Tra l'altro il santuario di Santa Maria delle Grazie eh, all'interno custodisce proprio una reliquia di Madre Teresa di Calcutta, oltre a quella di Giovanni Paolo II, in un trittico che vede insieme queste grandi eh, figure di di santità legate eh, come nel caso specifico di madre teresa di calcutta eh, ad un elemento eh, importantissimo la carità ecco ma cosa possiamo anticipare eh, di questo eh, di questo rapporto tra due figure che forse non è eh, sicuramente così eh, diretto come potrebbe apparire sì, ehm, possiamo dire due cose essenziali. Eh, la prima è eh, una presenza fisica, perché l'anno 1987 fu l'anno della terza visita eh, di Uaitiwa a San Giovanni Rotondo. La prima, abbiamo detto, è stata eh, nell'aprile del 48, la seconda eh, tra l'1 e il 3 novembre del 74, quando Uaitiwa era già cardinale, la terza da Papa, il 23 maggio del 1987. Quell'anno eh, fu consacrato eh, da, dai frati eh, ad una particolare attenzione mh, spirituale, eh, sia perché si voleva preparare degnamente la venuta del Papa e accompagnare degnamente la venuta del Papa anche con altri eventi, sia perché quell'anno era l'anno del centenario della nascita di eh, Padre Pio. Per cui eh, Padre Piero è nato il eh, 25 maggio 1887, eh, quindi eh, già la, la visita del Papa eh, non coincise esattamente con il giorno della nascita, però fu due giorni prima. Però comunque ci fu un anno di celebrazioni, e nell'ambito di questo anno di celebrazioni vennero a San Giovanni Rotondo altri due futuri santi, una è appunto Madre Teresa di Calcutta. Poi lì c'è tutta una, una storia perché all'ultimo all momento eh, stava, stava per saltare il, la sua venuta e, e poi l'altro fu eh, Don Tonino Bello, eh, di cui il 30 novembre eh, del 2013 si è conclusa eh, la fase diocesana del processo di beatificazione. Eh, e, quindi in Madre Teresa c'è una presenza fisica qui nel, nell'87, ma poi c'è anche una sorta di, di filo spirituale che la lega a Padre Pio per due ragioni, una è quella della carità a cui già accennavi, ma anche quella della spiritualità interiore, perché mh, durante il processo di beatificazione di, di Madre Teresa è affiorato che lei, al di là dell'essere, come tutti sanno, una campionessa della carità fino all'eroismo, Aveva una vita eh, interiore molto forte, tanto, e questo è emerso appunto dalla documentazione del, proce del processo: da aver attraversato come padre Pio quella notte oscura che eh, viene eh, molto ben delineata da San Giovanni della Croce, cioè la sensazione dell'assenza di Dio. Ed è una esperienza appunto che i mistici vivono. Uh, che diventa ancora più drammatica perché mentre l'uomo normale che sperimenta il silenzio di Dio uh, di fronte alle proprie domande, di fronte a, alle difficoltà, perlomeno non ha sperimentato la sua presenza viva come la sperimentano i mistici. Per i mistici che hanno un rapporto speciale, intimo, forte con Dio, essere privati di questo rapporto rappresenta davvero un dramma, ma la notte oscura di fatto è una prova che Dio eh, utilizza per far crescere l'amore dei mistici verso di Lui e per far crescere il desiderio che i mistici hanno eh, di eh, continuare ad avere questo rapporto intimo e profondo con Lui. E questo lo hanno vissuto appunto sia Madre Teresa sia eh, Padre Pio. E di tanto altro continueremo a parlare nei prossimi appuntamenti. Ringrazio il nostro direttore Stefano Campanella. A voi per l'attenzione. Appuntamento, come vi dicevo, alla settimana prossima con 10 domande su Padre Pio.